mai voi fate i pocori caramellati e invece di venire belli sgranati come quelli che vedete anche su YouTube, eccetera, vi viene un bel mappazzone che poi per romperlo ci vuole il martello? Ecco, adesso vi faccio vedere come si fanno e perché vi viene il mappazzone, perché sono facili da fare. Per fare i popcorn e per fare il caramello usate una pentola grande per il popcorn e una un po' più piccola per il caramello, ma devono essere pesanti, sostanziosi, e non usate le antiaderenti, soprattutto per il caramello, perché lo rovinate. Cominciamo con il popcorn. Padella medio calda, non troppo calda, e un goccio di olio, ma meno di mezzo cucchiaio di olio di semi. 50 grammi di grano, quello dei popcorn, del mais per corn. Mi raccomando, 50, non esagerate, perché questi gonfiano, diventano tanti, vi riempie la padella. E il coperchio, perché se non lo mettete poi ve ne accorgete, perché... Nel padellino, che di ferro, d'acciaio, di alluminio, comunque non usate l'antiaderente, mettete circa 4 cucchiai di zucchero per 50 grammi di mais, 4, massimo 5, non di più. Fuoco medio. Mi raccomando di girare, di muovere il mais. Primo minuto lo potete fare con il cucchiaio, poi basta, poi si fa muovendo la padella. Lo zucchero l'ho messo su subito, perché così inizia piano piano a sciogliersi, perché è un lavoro che va fatto tutto a caldo, quindi bisogna cercare di farli venire pronti quasi assieme. Guardate lo zucchero, piano piano con il calore lo incomincia a sciogliersi. Non dovete toccarlo, non dovete metterci l'acqua, non dovete metterci nulla, soprattutto non metteteci il burro o il miele all'inizio, perché qualcuno ce lo mette, non va bene all'inizio il burro, mai. Ogni tanto dategli una mossa, perché sennò i popcorn già fatti che toccano le pareti della pentola magari si bruciano. Visto lo zucchero? Nel frattempo io non l'ho toccato, se sta già caramellizzando quasi. Ce lo teniamo qui già bello pronto, che lui quando ci serve. Quando sentite che rallenta il ritmo delle esplosioni, tirate via dal fuoco, però lasciatelo al coperchio, perché qualcuno ancora pam pam, così ce le tiene anche calde, perché è importante che li teniamo caldi. Adesso lo zucchero sciolto lo passiamo sul fuoco un po' più forte. Restando lì a fuoco lento, come vedete si è sciolto, all'interno è già quasi caramello, anzi è già caramello, mentre invece all'esterno è ancora un po' cristallizzato. Ecco, adesso è ora di iniziare a mischiarlo un pochino. Vedete il colore marrone? Ecco, pronto, ci ha messo 20 secondi proprio, ci ha messo un attimo. A questo punto possiamo aggiungere il burro, perché se lo mettevamo all'inizio il burro, ora che raggiungiamo questa temperatura qui, il burro diventa tossico, perché supera i gradi e il punto fumo, come si dice, no? Però state attenti quando mettete il burro, perché il burro contiene un po' di lattosio, che è liquido, potrebbe reagire. Mischiate subito, deve venire fuori quella roba qua. Vedete? Fa la schiuma, si sta asciugando quel minimo di acqua che contiene il burro e diventa marroncino. Fatelo diventare bello liscio, lo girate per un minutino, mezzo minutino. Adesso è facoltativo, ma se voi ci mettete dentro un cucchiaino di bicarbonato, il caramello diventerà schiumoso, più morbido e sarà più facile e più bello da usare dopo con i popcorn. Quindi cucchiaino di bicarbonato, vedete come reagisce subito, perché crea questa schiuma. Ecco, come vedete che ha un colore uniforme, via dal fuoco. Riprendiamo i nostri popcorn, che nel frattempo sono ancora belli caldi, devono essere caldi, perché altrimenti appena gli mettiamo sopra il caramello lo solidificano. Quindi ora dovete essere un po' veloci dentro il caramello, distribuendolo in giro un po' dappertutto, e mischiate immediatamente tutto, cercando di buttarne in giro il più possibile. Il fornello sotto è caldo, è acceso media forza, perché non deve bruciare niente, però deve mantenere caldo il caramello e i popcorn in maniera che il caramello vada ovunque prima di solidificarsi completamente.
Se va in giro qualche popcorn non fa niente, dopo li recuperiamo. Ma che belli, venuti proprio bene. Quindi i popcorn erano caldi, il caramello era caldo, lo stiamo mischiando a caldo con il fuoco non troppo forte, utilizzo due cucchiai. Se ve ne cade in giro qualcuno, non fate la genialata ad andarla a prenderlo, perché c'è sul caramello bollente. Vedete che adesso tendono ad ammassarsi un po'. Ecco, adesso velocemente andate su una teglia, una carta forno, un tavolo, quello che è, lo buttate giù e li allontanate tutti uno dall'altro il più in fretta possibile. Non è così difficile come sembra, eh? È facilissimo, è solo questione di fare un po' in fretta, ecco. Adesso ho raccatto i superqui, gli vasi, li butto dentro. Ce n'è più per terra che sul tavolo. Una volta freddi, ma anche appena appena tiepidi, li possiamo sgranare. Vedete come sono? Guardate. Perché? Perché abbiamo fatto quel lavoro lì a caldo, altrimenti sarebbe stato uno tipo bastoncini di sesamo, capito? Presente? Ora, dopo abbiamo anche una scelta, potete mettergli sopra dell'ulteriore zucchero, potete metterci sopra un pochino di sale, oppure della polvere di cacao, come volete, oppure li lasciate così, scegliete voi.